Ciao, oggi sono qua per parlarvi delle coppette mestruali large, però quelle large che sono indicate per una vagina accogliente. Con accogliente intendo qualcuno che magari ha superato i 25-26 anni oppure ha avuto già una gravidanza o diversi parti anche per via vaginale. Cosa succede? Che le coppette mestruali con una misura large, intendiamo le classica, quelle che fanno già da diversi anni, hanno un diametro di 45. Tipo qua in mano ho una Sibel che è molto morbida e una Pharmacup, anche questa qua è molto morbida. Questi modelli, come vedete, hanno la tazzina anche molto affusolata. Cosa succede? Che alcune persone quando li indossano, col passare delle ore, magari quando iniziano a riempirsi, la coppetta inizia un po' a scendere. Potete trovarvi fuori il pistoncino oppure anche la base. Questo cosa vuol dire? Che comunque i muscoli pelvici non la stanno tenendo in sede. E in questi casi, allora, onde evitare di avere le perdite ed evitare che questo vi accada, sarebbe opportuno iniziare a utilizzare una coppetta mestruale un po' più larga. Anche chi ha il flusso molto abbondante, queste coppette qua hanno una capienza normale, che vanno circa dai 25-27 millilitri, quindi dovete guardare coppette mestruali un po' più capienti. E quando sono più capienti, ovviamente la misura sarà diversa, sarà un po' più larga, un po' più alta. Quindi dovete valutare anche l'altezza, la lunghezza della vostra vagina e la tonicità del vostro pavimento pelvico per vedere se riuscite a tollerarle. Iniziamo a parlare delle coppette mestruali. Però prima voglio farvi vedere questo disegnino che ho scaricato da internet per farvi capire che una coppetta mestruale molto morbida, se cercate di farla aprire in questa fase qua, quindi dove ci sono i muscoli pelvici, farà fatica ad aprirsi del tutto. Dovete portarla un po' più qui in alto. Vedete qua, compare dove c'è la cervice. Dovete portarla qua, farla aprire qua e magari cercarla di portarla un pochino giù, prendendola dalla base se voi avete il canale vaginale lungo. Se è basso, basta che l'aprite qua, in questo caso la portate, la piegate, inserite, e la portate su, tipo avvitando una lampadina, e lei si posizionerà qua e poi il gambo, se occorre, lo tagliate del tutto. Ok, ora vi faccio vedere la differenza sia in altezza di tazzina che in larghezza. Quando le schiaccio, tutto il pezzo qua che vedete in più dà più aderenza e anche più capienza. Questa è una lalicap large. Poi la Yuki. Qui vi faccio vedere che comunque la differenza è di pochissimi millimetri, non 80, per passare a quelle un po' più larghe. Questa è l'Eureka Large e qui vedete che nella forma, ve li schiaccio, è soltanto un pochino un po' più larga qua, però per chi cerca morbidezza
Questa è molto morbida. E poi ha questo in più, che chi ha il flusso molto abbondante, poi magari va in bagno, abbassa, svuota e riporta su. Un'altra coppetta larga, però più alta, è la Femintime If. Questa per un flusso molto molto abbondante non la consiglio perché ha i fori qua in basso e qua in alto, però è ottima per chi ha un flusso da scarso a medio e cerca una coppetta mestruale che faccia la giusta aderenza. Si vede il pezzo in più. Un'altra copetta molto capiente, comoda e larga è la Luxure Body. Questa è la Luxure Body contro la Femintime If. Sono molto simili come larghezza. Come morbidezza, la Luxure Body è più morbida, come capienza, la Luxure Body offre più capienza. Qua vi lamento la Luf contro la Farmaca. Questa è la Clarica La taglia 3 o XL. Attenzione perché la Clarica nella taglia 3 è totalmente più morbida e diversa rispetto alla 2. Questa è la 2. Guardate la differenza di tonicità. Quindi è molto più morbida e qua di fianco alla Luf è anche più morbida della Luxure Body. Come altezza ha un'altezza di una L normale. Però è molto più larga. È morbidissima. Qui invece la Merula XL. La merula non ha fori, fa l'aderenza un po' qua verso l'interno, in questo bordo che è diverso, ha una tonicità media. Questa sì, come la Lalika, però qua in basso si sente un po' più tonica. E questa è anche eccellente per un flusso mestruale molto abbondante. Qui la Gaia Cup Large, che come vedete anche questa qua è molto affusolata ed è alta. Questa ha la parte dell'anello del bordo molto più morbido rispetto alla Yuki. Però chi questa non le fa la giusta aderenza, può sapete che dovete passare e cercare una coppetta mestrale con una tazzina più larga, come queste altre che vi ho fatto vedere, che vi ho fatto vedere. E questo è tutto. Grazie. Baci baci.